E poi la serata è giustamente per Agnello, però abbiamo voluto insieme all'Arsenale fare proprio questa serata in provincia. Prima abbiamo dato un piccolo riconoscimento così ufficiale, piccolo come dimensioni, ma grande per quello che vuole per noi significare ad Agnello, e insieme a comunque Armando, alla compagnia della Fortezza, che sono in tutti i modi un punto di forza, un punto molto, molto bello della storia della nostra provincia. E ecco, si commentava anche poco fa, l'ho già detto oggi, c'è il rischio tante volte che quando, visto anche nelle interviste, in alcuni casi si parla di, vabbè, comunque il detenuto attore. Io voglio ribadire, Agnello, prima di tutto un attore. È un attore che ha sicuramente tanto talento personale, ma ha alle spalle anche un lavoro lungo, faticoso, un lavoro di impegno da oltre 20 anni, perché dal 99 che è a Volterra lavora con Armando, quindi alle spalle c'è davvero un percorso grande, un percorso che naturalmente è un percorso d'attore, ma poi, come dirà lui, chiaramente è anche un percorso personale fortissimo e grandissimo, e credo che questo sia un po' uno degli esempi concreti del valore alto che ha il teatro, che ha la cultura in genere, quello di riuscire veramente a cambiare le cose, a cambiare le persone che sono al centro e tutto quello che poi è attorno. Non voglio farla molto lunga, tante cose le ho già dette oggi, e voglio davvero lasciare la parola a loro. Credo però che con tutta forza questa esperienza, l'esperienza del teatro, della Compagnia della Fortezza, debba continuare, perché queste sono e deve continuare sempre di più, arricchendosi con forza, e questi sono momenti in cui dobbiamo ricordarci con forza proprio quello che è stato fatto e come questi aspetti caratterizzano una cultura, un teatro, ma anche una cultura che è assolutamente necessaria. No, vabbè, buonasera innanzitutto a tutti. Non lo so, se c'è qualche domanda che voi volete fare, che ne so. Non lo so. Posso farti una domanda d'obbligo io, tanto per rompere il ghiaccio e in qualità di attore proprio, e visto che ha lavorato tantissimo tempo in teatro, e le differenze che hai trovato tra lavorare in teatro e lavorare al cinema? Sì, vabbè, la differenza c'è perché la cinepresa, diciamo, è fredda, il teatro no. Però devo dire che lavorare con Matteo Garrone è simile a lavorare con il teatro, perché Matteo lavora a sequenza, non c'è la prima, la seconda, la terza, la quarta, mamma. Quindi il personaggio te lo fa crescere, no? Gradualmente dentro. Quindi la differenza tra il passaggio tra il teatro che fa Armando e Matteo Garrone non è che mi ho trovato tanto su questo aspetto, però torno a ripetere, cioè il teatro è vivo perché tu, ecco così, adesso sto parlando, quindi sento oppure sentite voi, quindi è reciproco questa cosa di interagire, mentre di fronte a una cinepresa, diciamo, è fredda, quello sì, la differenza c'è su questo. Proprio sul lavoro come attore, la preparazione e l'improvvisazione, che ne so se in teatro c'è l'improvvisazione, oppure l'improvvisazione sul set, vale a dire, hai imparato una parte, cioè te nel film fai tanti personaggi diversi, cioè questo Luciano che ha delle espressioni dei registri di recitazione totalmente diversi, dall'incantato cioè, Sì, ho tutto capito. questo era parte del personaggio, ovviamente, perché l'hai reso benissimo. Infatti il film ha avuto un grande successo proprio grazie a te. Però dicevo, tutto questo
l'avete provato e riprovato come in teatro, oppure le battute l'hai modificate, c'era un testo, ti sei attenuto a quello, questo intendevo. No, diciamo che Matteo dà molta libertà nel fare il film, perché là la maggior parte, Matteo usa solo la struttura, la scenografia, però le parole non te le fa usare. Io mi ricordo che al mattino, quando uscivo da Secondigliano, mi leggevo il carcere. Quando uscivo da Secondigliano, la mattina prima che uscivo, mi leggevo l'ordine del giorno della scena seguente. Niente, mi recavo sul set mentre stavo ai costumi per provare l'abbigliamento per la scena, o al trucco, veniva Matteo, mi diceva: Anella, letta la scena di oggi? Sì, me la spieghi a parole tu. E io iniziavo a spiegare quello che avevo capito. Dice: basta, ok, non mi interessa le parole. E si andava, lui preparava la macchina e lui ti dice: che ne so, tu devi entrare dal teatro, devi percorrere la sala e devi arrivare dove c'è il tavolo, però devi sapere tu come devi camminare, come arrivarci, tu mi devi far vedere questo. E quindi moltissime parole erano inventate da me con l'improvvisazione. Poi la differenza è che si lavora a teatro, che tu, quando Armando lavora sulla fisicità, sulla spontaneità, però questo ci si arriva gradualmente. Quindi lì da Matteo lo dovevi creare subito, quel stato d'animo, essere marito, padre o pescivendolo o qualche altro pezzo. Quindi lo dovevi creare lì, tu non ci avevi illustri, vabbè, mo oggi mi sento così, lo faccio domani, no. Cioè, lo dovevi fare, quindi sì, diciamo, tutto era creato là senza prove. Io prove noi non abbiamo fatto. Cioè, lui qualche settimana prima ha riunito tutta la famiglia, ma senza prove, ci ha fatto solo conoscerci e avere un po' di confidenza. Basta, però prove non ce ne sono state, no. Questo testimonia la tua bravura una volta di più. Pubblico, ha corso numeroso all'incontro, domande? Prima di tutto volevo congratularmi con lei, è stato molto bravo, e volevo chiederle che cosa pensa del suo personaggio. Cioè, io ho potuto vedere che Luciano aveva tutta una famiglia che lo amava, aveva una buona vita, però subisce un cambiamento solo per un provino, perché l'avevano chiamato, no? E che cosa... un momento, sono un po' emozionata. Ce lo dico. E io volevo chiederle, lei che cosa pensa di questo personaggio che subisce tale cambiamento, che è un cambiamento, diciamo, in peggio, cioè, secondo me? No, io posso dirti che la parte iniziale di Luciano un po' mi appartiene nella vita, perché io... mi piace scherzare, sono sempre una persona allegra, quindi la prima parte. La seconda parte assolutamente no, perché io sono all'incontrario di Luciano, cioè sono quadrato e quindi resto sempre con i piedi a terra. Però c'è un aneddoto che devo raccontare. Siccome che lavorando a sequenza con Matteo, man mano che andavo avanti, mi sono reso conto questo personaggio dove stava andando a finire. Quindi arrivato una mattina sul set, io stavo giù perché mi faceva tristezza questo personaggio, perché sapevo dove stava arrivando, no? Stava buttando tutto all'aria, quindi per che cosa? Per un'illusione, quando poi i valori, i migliori valori, che sono la famiglia e tutto il resto, li stava perdendo, si stava dimenticando. Quindi sono arrivato sul set e Matteo mi ha visto un po' giù e mi ha detto: Anella, ma che c'è stamattina? Ti vedo un po' giù, ma non te la sento. Ci ho detto: no, Matteo, la verità, a me Luciano mi fa tristezza. Cioè, dice: ah, bene. Ho detto: come bene? Dice: bene, perché se a te ti fa questo, figurati agli altri. Ho provato, no?
durante quando, cioè, avevo una scena in cui lui dice di vendere la pescheria, e io ho provato, oddio, questo all'inizio di sicuro di una serie di prove, che, cioè, di illusioni, infatti, e, cioè, io ogni, cioè, man mano che si andava avanti io provavo angoscia, proprio trovavo pena. Sì, pena. Poi, però, diciamo, rispecchia anche l'italiano che vuole arrivare sempre, cioè, subito e tutto. Sì, infatti. Ma anche se Matteo non lo dice, che prende le distanze, che giustamente lui non dà giudizio, ma lo fa dare al pubblico. Però è così, cioè, alla fine ci sono una parte degli esseri umani, dei ragazzi, dei giovani, non lo so, che vogliono subito e tutto attraverso un qualcosa che poi sfuma, no? Cioè, un'illusione basta. Bisogna faticare, infatti. Ma infatti le cose bisogna sacrificio gradualmente ottenerle. E un'ultima domanda. Io non ho però ben capito l'ultima scena, cioè, non ho capito... Nemmeno io. Non capisco se è tutto frutto della sua mente, cioè vedere dal vivo lo studio, queste, cioè entrare nel mondo che lui poi desidera. E è come se lui si richiudesse alla fine in se stesso, in questa, nel luogo dove lui alla fine decide di rimanere, cioè desidera. Io però non ho, cioè, mi discutevo con lei, ma è vero che è in questo studio, cioè ci è andato veramente, allora non ti capisce niente. Allora, devi premettere che comunque è una fiamma, quindi già questo, però lui il finale lo fa vedere onirico, quindi attraverso un sogno, però è aperto. Quindi, ritornando al discorso di prima, che Matteo non dà mai un giudizio, quindi lascia lo spettatore. Se tu non l'hai capito, va bene così, cioè, capito? Però sì, è onirico, è un sogno, però è anche la follia, perché questa alla fine esce fuori di testa, proprio la follia massima, già sul grillo, no? La scena sul grillo, lui già arriva là. Quindi... Invece sembrava che Luciano, piano, piano. Sembrava che Luciano fosse l'unico personaggio del film ad avere pazienza, rigore e costanza, tanto che alla fine arriva all'unica forma di santità e beatitudine statica possibile nel suo tempo, cioè arriva nel luogo dove coincidono tutte le aspettative sul sacro che sono rimaste. Che ti devo dire? Quando prima dicevi abbiamo girato il film in sequenza, intendevi che avete girato così come è stata scritta la sceneggiatura dall'inizio alla fine, o come a volte succede nel cinema, magari si comincia dalla fine e poi si arriva all'inizio? No? Rispettando proprio la sceneggiatura dalla prima alla sessantesima, e se non riuscivamo a fare una scena non andavi avanti, quindi bisognava farlo un giorno. Senti, ma quando sei tornato a casa ti hanno accolto come nel film? La casa è una grossa parola, però... Una volta ci sei tornato? No. Ho fatto una gaffa enorme. No, sto scherzando io, te l'ho detto io, mi piace di scherzare, no. No, quando sono ritornato diciamo che non c'era ancora tutto questo, perché il film ancora doveva uscire. Però sì, in un certo senso già tra noi un po' si percepiva, ma a casa, lei dice, i miei compagni, a casa è la mia famiglia. Ci sono persone che... Insomma, a casa, bene. Casa, diciamo, quella casa là, diciamo. No, sì, un po' io ero un po' tutto, diciamo, con la testa fuori, no? Quindi... E dopo,
quando è iniziato il film a Cannes, che è stato proiettato e poi si è vinto, da là, diciamo, i miei compagni, cioè un entusiasta come se fossero stato loro, perché vedevano in me una possibilità, come dice, vabbè, oggi è capitato a Daniello, quindi domani può capitare anche a me, a meno quello che fanno parte della compagnia della Fortezza, perché se vogliamo è andata così, cioè sono stato scelto io perché serviva per quel personaggio, poi un domani si può presentare anche qualsiasi altro regista che potrebbe servire qualcuno di loro, quindi sono stato accolto, diciamo, tra virgolette, come una star, se vogliamo, no? Così. Io non penso che sia un cioè parallelo, perché io non ho visto il film dei fratelli italiani, però ho sentito, io penso che sono due cose diverse, poi se vogliamo associare che io sono detenuto e loro sono detenuti, vabbè, poi questo non lo so, però il film è tutto. Io penso che è diverso anche il lavoro teatrale, cioè non lo so dire perché non so come lavorano loro, però da come ho sentito non penso che assomiglia al lavoro che fa Armando, che facciamo noi, è tutto diverso. Cioè noi i copioni li stravolgiamo, loro rispettano i copioni, quindi c'è diverso. Forse a questa domanda può dire qualcosa Armando, l'hai visto il film degli italiani? Cioè quindi la metodologia tua del lavoro in carcere, il film che ha fatto molto clamore, cioè il primo film girato in carcere vero, cioè, quindi, non, su uno spettacolo teatrale, cioè, ti piacerebbe a te sì, che qualcuno... Molto, molto brevemente, se non sì. Ci vogliamo senza addentrare. Fare polemica e addentrarci. No, sì. Polemiche mai, io appena avrò bocca faccio le polemiche, quindi... No, sono il film italiano è Agnello, insomma, non l'ha visto, quindi non può rispondere. È semplicemente, non è quello il teatro in carcere, può essere anche quello, no? Perché purtroppo il cinema poi ha questo effetto di realtà, cioè quindi ti pone, specialmente in quel caso dove si parla di detenuti veri, quindi una situazione reale, realistica in qualche modo. Però poi il racconto che viene fatto è di un modo di vedere l'idea del teatro in carcere, quindi sembra che sia quella la realtà. Devo dire che è completamente opposta a quella che noi facciamo proprio filosoficamente, no? In qualche modo. Però non credo che questa sia la serata, il momento per parlare, però sono punti di vista completamente diversi. Proprio lì c'è un punto di vista che è molto delle persone comuni che se ce l'hanno però. Io credo fondamentalmente non ce l'hanno un'idea, se si pongono la questione del carcere, del teatro in carcere, pochissime credo si pongono queste questioni, io tutti i giorni c'erano altre cose a cui pensare, ma se se la pongono, secondo me hanno quel tipo di sguardo, ed è uno sguardo abbastanza un po' banale, un po' ovvio, un po' insomma dalla signora che qualche volta ci pensa, se ci pensa così. Ma ti rendi conto che uno prepara dei personaggi del genere e poi si ritrova? Ma la serata è sua. Ci racconta il suo provino con il regista Garrone? Non ho fatto il provino. Come no? Era tutto il film sul provino, doveva fare e non ha fatto il provino. Che no. Ah, no, nel film c'è del Grande Fratello, io pensavo che provino che andare a fare il film, no. Come l'ha scelta? Matteo? Sì. Matteo ci ha sempre seguito a vedere i spettacoli nostri della compagnia, perché il padre era un critico teatrale, quindi è sempre venuto a vederci. Io l'ho conosciuto nel 2005. E niente, stavo facendo una prova durante uno spettacolo, lui mi stava riprendendo, Matteo non era ancora molto conosciuto, aveva fatto solo l'imbalsamatore,
Io sapevo che ero un regista cinematografico, però non più di tanto, non lo conoscevo bene. Niente, lui ci passò questa telecamera piccolina, mi riprese, e lui da questa cosa rimase folgorato, perché finito questo personaggio alla prova, lui mi faceva vedere, ma bellissimo questa immagine, ma tu sei bravo, così voilà. Io vabbè, accettavo perché fanno bene. Finito, sì, no, perché, ma non lo dico con presunzione, cioè, era così, no? Perché io facevo teatro, faccio teatro, va bene, bene così. Niente, lui si è presentato dopo 2 anni che doveva girare Gomorra e mi voleva anche a me nel Gomorra, lui l'ha dichiarato tante volte. Per me i tempi non erano maturi perché non usufruivo ancora dei permessi e tutto il resto. E niente, non fu possibile. Lui secondo me questa cosa non l'ha mai digerito fino in fondo. Non si è arreso, per fortuna mia, per fortuna sua, non lo so, comunque. Niente, mi ha voluto a tutti i costi, anche se poi io sapevo che lui già si era messo in contatto con loro, con Cinzia e Armando, che noi stavamo facendo una tournée teatrale a Prato nel 2010 a novembre. Lui chiamò Armando, che poi lui può spiegare bene questo passaggio. Niente, io non sapevo niente, l'ho saputo all'anno nuovo. Lui mi chiamò e mi disse, sai Daniello, perché poi il registro così fino all'ultimo ti fanno patire, non sai mai se... E niente, io siamo usciti per fare una tournée, mi sembra sì, stavamo andando in 28-29 marzo, e lui mi chiamò per te e dice, lo sai, io ho scelto a te come attore protagonista. E io per telefono, già dentro, nulla, no, cioè... E io ci disse, Matteo, ma io pensavo che dovevo fare una parte così nel tuo film, che poi non sapevo ancora niente. Cioè, ma perché non te la sei? Certo che me la sento. Cioè, ho iniziato a vedere quest'anima mia che ballava, cioè, perché ero contentissimo, però mi contenevo anche nello stesso tempo per non far vedere, no? E niente, poi a aprile, dopo 1 mese, 20 giorni, sono uscito con l'articolo. No, sì, io poi, prima che lui mi scegliesse, mi invitò a mangiare a casa sua. Sono andato, io stavo con il mio permesso personale, e sono andato, e c'erano dopo mangiati, che poi lui è anche tifoso della Roma, e quel giorno perse la Roma, io mi sono dovuto anche assorbire, cioè, però non c'entra niente questo. Sembrava che era morto qualcuno, aveva perso la Roma. Comunque, io da napoletano tifavo per il Napoli, tifo per il Napoli, comunque. Niente, siamo andati, ci siamo messi in una stanza, lui ha preso la telecamera, c'era anche la Marco Nonate che è venuto meno, buon'anima, e c'era Paolo Trotta all'aiuto regista, insomma erano 3-4 persone. Mi hanno portato dall'altra stanza e mi mettevano in difficoltà, una cosa incredibile, ho iniziato a registrare e mi dicevano, ma così tutte e tre, ognuno diceva la sua, dimmi un pezzo di teatro che hai fatto, e ho iniziato a fare, come ti chiami? Adina Rita, me ne diceva, perché non sa come mi chiamo, cioè, dimmi una barzelletta, diceva, barzelletta, che c'entra, boh? Ma perché pensavo, e loro mi facevano tutte queste domande, mi facevano fare dei passaggi, cioè da una cosa all'altra. Io in quel momento che ci stavo sotto non mi rendevo conto, poi dopo ho messo a fuoco il perché, e quindi loro hanno visto, perché poi fanno questo di mestiere, il regista sa cosa vuole vedere quando ti fanno delle domande e ti fanno. Però sì, io per me non l'ho fatto il provino, però secondo me quello era un provino e da là lo hanno deciso, quello è. Però per me non l'ho fatto, cioè non ho fatto il solito provino, vado là di fronte a 5-6 persone, mi dice un cavallo di battaglia, no, te ne dico un altro, certo. Questo no, non l'ho fatto. Tu sei l'amica, giusto? Sì, sono l'amica. Allora, salve, io volevo farle una domanda. A me ha colpito moltissimo una frase che dice Luciano quando esce dal provino alla moglie e dice io ho seguito il tuo consiglio, l'ho raccontato tutto il mio passato.
Ora, cioè, magari non... Non te lo dico cosa ho detto. Non si capisce se questo passato è stato inventato, se comunque ha raccontato delle cose vere, non so se traspare dal film. Però, in quanto lei, cioè, lei come persona con una storia dietro, cioè il passato nel suo quotidiano lo deve lasciare alle spalle, insomma... E, cioè, invece, cioè, il personaggio, io non credo che lo racconti per impietosire, perché comunque era un personaggio, cioè era una persona felice, cioè poteva essere una persona felice nel suo piccolo, e quindi forse lo racconta per farsi forte o per farsi, non lo so, lei, cioè, cosa ne pensa, e cosa ne pensa del raccontare il passato per dire ok, ho seguito il tuo consiglio e forse sono stato forte per questo. Allora, a lui è palese che si vede che a Luciano lo spinge la famiglia, no, a fare questo problema, perché se fosse provenuto da lui non l'avrebbe fatto. Quindi è la famiglia che è la prima a spingerlo in un mondo a lui sconosciuto. Poi la moglie ci dà un consiglio dicendo ma tu vai là e raccontagli tutto, anche cose che tu ti è passato, perché si dice che questo Luciano, anche lui sulla sceneggiatura si diceva un po' il passato travagliato, non si capisce bene, no, sulla sceneggiatura. Quindi infatti perciò non lo fanno te. Però lui quando va all'interno e fa questo provino, lui racconta delle cose che forse, da come ho capito, inventa anche. Perciò poi lui quando inizia a fissarsi che viene spiato è perché lui ha raccontato delle cose forse non vere, e quindi deve dimostrare che lui nella sua testa, sto viaggio a senso unico tra l'altro, deve dimostrare quello che lui ha detto davanti a Provino. Perciò scatto questo meccanismo, capite? Sei soddisfatto della risposta? Era entrato in una discoteca con le luci stroboscopiche, i tizi che ballavano, che si baciavano. Vedi che io sto in carcere, non è che ho vissuto, cioè, certo che ero entrato in discoteca, la ragazza andava a ballare, non è che... No, però era diverso da come andavo io, cioè quando io andavo in discoteca, perché io sto da 20 anni che sto in carcere, non esistevano tutte queste ballerine, diciamo, nude, no? Diciamo, era diversa la discoteca. Quindi sì, però io sono sempre andato a ballare e mi piace ballare, mentre non mi piace. Quindi però un po' era anche un po' nuovo per me quell'ambito così particolare della discoteca nuova, diversa da come andavo. Quindi un po' era nuovo, sì. Dicevo che, come spesso accade, no? La realtà viene riprodotta nel film. Chiedevo se a conoscenza vostra se Garrone, questo film qui, l'ha ispirato un fatto che è veramente venuto, insomma, che veramente ha provato a entrare dentro. Sì, sì, no, ma lui l'ha dichiarato nelle conferenze stampa, Matteo, che si è partito da una storia vera, non so chi, però si è partito da una storia vera, quindi è una storia vera. Poi è stata riscritta, trasfigurata, però è una storia vera. La base è quella, sì, si è partito da... Buonasera. Innanzitutto volevo fare i miei complimenti ad Aniello, perché già da qualche anno ho occasione di apprezzare come attore teatrale all'interno del carcere di Volterra, la compagnia della Fortezza, e ora ho avuto modo di vederlo sullo schermo. Ma non è non sono delle congratulazioni gratuite, perché
come appare magari dopo, appena, dopo aver visto un film, il senso che uno ne trae comincia pian piano a sedimentarsi. Effettivamente il personaggio di Luciano, e questo è merito sia di chi lo ha concepito, ma anche di Aniello che lo ha interpretato con una certa verità, con una certa efficacia, penso che non sia semplicemente il protagonista del film, ma costituisca in qualche modo la storia del film, perché tutta la storia in qualche modo viene fruita dallo spettatore attraverso l'occhio di Luciano, attraverso gli stati d'animo di Luciano. E una cosa che ora ho percepito, insomma, ripensando al film, è che in realtà questo desiderio di Luciano di entrare nella casa, un desiderio per il quale lui mette in gioco tutto, nella misura in cui si trasforma in ossessione, ecco, se dal punto di vista di Luciano è come se lui in qualche modo si facesse il grande fratello da sé, nella misura in cui ritiene di essere spiato, è come se la sua stessa vita diventasse una sorta di reality show, e in questo senso sia una sorta di alienazione, cioè il personaggio comincia proprio a perdere se stesso in questo senso. Come dicevi, all'inizio era allegro, in qualche modo ti corrispondeva, poi man mano va rattristando, si perde il contatto con la famiglia. Ma in questo senso poi cosa scade? Nella misura in cui questa voglia di questo desiderio di essere ripreso, di diventare famoso, diviene qualcosa di ossessivo, in qualche modo il grande fratello diviene un po' quello di George Orwell, no? Del 1984, in cui in realtà non si viene ripresi per dare notorietà, ma in qualche modo si viene spiati, si viene, come dire, privati della propria privacy in questo senso, e quindi si viene controllati e la persona, come dire, si perde in questo senso. Tu cosa ne pensi? Pensi che... Quello che dici tu, sì, l'hanno detto anche la critica, perché io ho seguito, ho letto. No, Luciano si fa un viaggio mentale, cioè lui arriva al punto che è tutto nella sua testa, cioè questo viaggio che lui immagina, crede, che viene spiato, il grill che c'è la telecamera, il grill che lo sta guardando, cioè si crea il confessionale nella casa perché è convinto che ormai lui già sta con la testa nella casa del grande fratello, e quindi sì, è un viaggio mentale che alla fine porta alla rovina dell'uomo e alla follia. Là si vede proprio la follia dell'essere umano, poi è anche che si perde, no? Quindi poi ognuno si può perdere in qualsiasi altra forma, però alla fine è quello, cioè l'essere umano quando si perde, poi chissà se riesce a uscire, cioè. Ti ringrazio, grazie. Salve, io ho una curiosità banale. Facendo un film come questo, vincendo questi premi, avendo questa notorietà, insomma, lei che cosa ha provato? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: mi colpisce molto il fatto che in questo film di fatto ci sia il protagonista che dall'inizio alla fine vuole entrare in questo luogo secluso, no? Se si vuole. E il protagonista reale in realtà sia una persona che da un luogo secluso la mattina esce per andare a fare il film. Gli ha fatto un effetto particolare questa cosa? Ci ha riflettuto o è stato elemento di discussione? No, allora rispondo alla prima domanda, la notorietà, giusto? No, io sono sempre io. Io prima, adesso perché sto diventando più pubblico e mi stanno conoscendo più persone, e quindi questa cosa sembra che si sta ingrandendo, però io, chi mi conosceva, che mi sta vicino, sa che io come sono adesso in questo momento lo sono stato così anche prima, quindi è così. Poi la seconda, come mi sono dimenticato, la seconda, se le ha fatto uno strano effetto l'idea che lei praticamente era l'opposto del suo personaggio, l'opposto, cioè, e io non voglio entrare, sarebbe bello, no? No, se è l'opposto di... io non lo so, non ho capito.
butteresti in una casa? Assolutamente no, 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 assolutamente no, ma non perché, perché sto in carcere, no, è non autorecruten, no, no, non mi viene, non mi viene la parola, che devo fare? Non mi viene usare la parola, no, comunque no, la risposta è no. Sì, diciamo che con Armando io, cioè noi della compagnia non si lavora a dialoghi, più monologhi, è raro un dialogo, però noi lavoriamo direttamente al pubblico, così, tutto a monologo. E io l'unico pensiero, l'unico problema che mi ero creato era il fatto che sapevo che mi dovevo rapportare con altri attori, no? Dialogando, perché sapevo che dovevo avere una moglie, sapevo che dovevo avere, avere i bambini, fratelli e madre, più comparse, e questa è una parte più difficile. Io mi sono creato come facevo a fare sti dialoghi, quello era il mio pensiero. Invece poi, una volta che mi sono trovato su set, sono stato io, e l'hanno dichiarato anche gli altri, sia mia moglie, sia quella che fa il calzolaio e tanti altri, che ero io a dare consigli a loro come dovevamo fare a fare i dialoghi. Cioè io che mi creo il problema che loro lavorano così e no. Perché io ci dicevo, ma se io sono Aniello e tu sei Mary nel film che sei, però io sono anche, cioè se io sono Luciano e tu sei Mary, io sono anche Aniello e tu Loredana. Quindi tu mi devi ascoltare quando io ti parlo, se io improvviso. Se tu te la senti, mi rispose, se non te la senti non fa niente. E si trovavano bene, perché poi alla fine è così, cioè è vero che noi siamo due persone, ma noi siamo noi, se noi qua stiamo a dialogare, dobbiamo far vedere una scena, tu mi devi ascoltare, ma come ti ascolto anche a te. Sì, questo me lo sono posto, però poi alla fine mi sono trovato bene anche in questo, con i dialoghi. Invece io volevo sapere che effetto ti ha fatto tornare a Napoli dopo tanto tempo. Sì, diciamo che tra l'altro devo dire che una scena, cioè una location del film La Pescheria è nel mio quartiere d'origine, Barra, e io sono ritornato dopo tanti anni in quella location, che poi l'ho scoperto dopo, e quando ho visto che si trovava nel mio quartiere, là è stato un casino per me, diciamo, perché avevo una sorta di pensieri che si mescolavano all'Aniello di oggi e di Aniello di allora, e quindi dentro di me era sempre un conflitto che io pensavo come ero e come sono, ma come io sono tornato nella Barra, nel mio quartiere d'origine, ad attore, quindi vedevo le cose sotto un'altra prospettiva, però quell'Aniello là ogni tanto salivano questi ricordi, quindi è stato anche un dolore per me questa sorta di conflitto dentro a combattere. E io scherzando ci dicevo a Matteo, ma perché Luciano poi a un certo punto si vende alla Pescheria, no? E io ci dicevo, ritornando sempre a sequenze che Matteo lavora, e io ci dicevo, Matteo, ma quando è che arriva la scena per vendere la Pescheria? Perché per andare via? Facevo, ci vuole tempo, ma perché me lo dici sempre? No, così facevo io. Ma perché dentro, sì, ho trovato difficoltà, però è una questione più interiore che artista o una cosa personale, era quello sì. Sto superando l'esame. Volevo chiedere una cosa, sperando di non fare altre caffè. Allora, no, quello che volevo chiedere è questo, praticamente. Ammesso il fatto che l'anima del teatro è dentro tutta Napoli, quindi
c'è senz'altro una propensione anche naturale, però c'è anche un percorso, cioè mi dicevano prima che sono 13 anni che lavora col Ponzo. Io mi metto nell'ottica di uno che arriva in carcere e che gli viene proposto il teatro, cioè gli dico, è riuscito a convincerti subito a fare questo percorso? Perché no, no, non avviene così. Allora, il teatro a Volterra è libero a tutti, cioè non sceglie lui, è il teatro che sceglie, a differenza forse di altri istituti che non lo so come lavorano, fanno i provini, non lo so, a Volterra non è così. A Volterra tu arrivi, senti parlare della compagnia, come ho sentito io, sei incuriosito, fai la richiesta e vai. Lui non obbliga nessuno a fare le cose, lui non ti dice alza e fammi questo, lui viene, ne siamo 30, ne siamo 50 in quella saletta piccola, ti spiega delle idee, dei pensieri, e ognuno di noi ci se la sente, si alza, di solito si alzano i più vecchi, i nuovi devono prima vedere giustamente perché si crea un po' di imbarazzo. E quindi non mi ha convinto, diciamo, è stata una cosa mia. Anche se poi io il primo anno non ho fatto niente, perché avevo dei pensieri in testa. Io quando sono arrivato e vedevo questo, ho visto il modo di lavorare, no? E io pensavo napoletano, i miei teatri nella mia testa erano le solite sceneggiate napoletane, no? Perché se non spiego questo sembra che non si capisce. E sento che i napoletani mi avevano parlato della compagnia della Fortezza, ho detto vabbè, mo mi faccio la domandina per perdere tempo, no? Dentro di me. E pensavo alle sceneggiate napoletane. Sono andato, quando poi ho visto che il teatro che facevo lui era tutt'altra cosa, era diverso, io non l'avevo mai visto. Quindi la prima domanda che mi è venuta, ho detto, cazzo, ma cos'è sta roba? Perché non avevo mai visto una roba. E questo ha fatto scattare in qualcosa in me che mi piaceva, perché ha iniziato a farmi, cioè la prima domanda che mi sono posto, ma cos'è sta roba? Dove ho vissuto fino adesso? E quindi sta cosa mi ha portato ad andare avanti. Ho proseguito, io mi ricordo nel 2002, durante le prove, avevo già stato detto, avevo tante cose, io avevo tanti personaggi, parlati e non parlati, che erano fondamentali. Io mi ricordo che avevamo fatto durante le prove, avevamo nominato il pezzo nel cartone, perché era un'improvvisazione tutta mia, era il primo anno, tutte parole inventate da me, che si parlava di un uomo avaro, che poi era lo spettacolo di Bertolt Brecht. E quindi niente, io avevo fatto questa cosa e era meno di un giorno dello spettacolo. Io non volevo andare in scena perché mi vergognavo. Oggi può darsi che non sembra, ma credetemi, io mi vergognavo, non sono andato in scena. E c'era Cinzia, io mi sono andato a nascondere dietro al guardaroba perché noi avevamo allestito il guardaroba che ci potevamo cambiare davanti al pubblico, usavamo questa cosa. Io mi sono nascosto perché non potevo nascondere e mi sono nascosto dietro a sto guardaroba. Cinzia che c'ha l'occhio, mi è venuto a cercare, dicevo, ti metti di scena, ma che fai? No, vieni di scena. Io non ci vengo di scena. No, tu ti metti di scena, ma tu sei pazzo, andiamo. Io chiamo a mamma, ti chiamo a mamma, capite, il napoletano? Io chiamo a mamma, ti chiamo a mamma. E vai a chiamare a mamma. È venuto lui e mi fa, che vogliamo fare? E che vogliamo? E io nascosto dietro a guardaroba che mi affacciavo così. E che vogliamo fare? Dice, perché non vuoi andare a scena? Perché ma io non me la sento. Ma perché non devi? Non lo so, già dice, vieni con me, mi ha preso per mano, ma veramente mi ha preso per mano come un bambino. Dice, ma qua, vieni qua. Io poi di lui mi fidavo, no? Però dentro di me dice, no, ma che devo fare qua? Mi ha portato, mi ha messo un microonde, tutte lampadine rosse che facevo un caldo che si schiattava. Mi mette là, mi sembrava una nicchia. Sto là, lui dice, ma vai che poi, quelle cose che tu hai fatto nelle prove. E io inizio a parlare, parlo, e vedevo che poi era itinerario lo spettacolo, e se ne fermavano due, e se ne fermavano dieci, e se ne fermavano 20, e se ne fermavano 40, e se ne fermavano. Ho visto che man mano sto corridoio si riempiva, lui mi ha visto e se ne andava, e sono rimasto, e da là non mi sono fermato più, ma non mi sono fermato, perché, ma vero, ho sentito, io ce l'ho detto a lui, una lampada di fuoco, dai piedi salire piano piano e mi è entrato in testa. E non ci ho capito più niente, da là non mi sono fermato più e spero che non mi fermerò più, ma vero? Cioè, non lo so, c'è soddisfazione? Okay. Grazie.
Ciao Agnello, buonasera. Buonasera. Rispetto appunto a questa cosa che dici, il lavoro tuo in carcere, io credo di averlo seguito, quello di Armando e della compagnia, sin dall'inizio, e tutti gli anni è un appuntamento per me assolutamente imperdibile, ma non perché va di moda come per tante persone, perché sinceramente mi lascia una forte emozione ogni volta, anche quando talvolta mi incazzo pure a vedere certi spettacoli. E tu ora hai detto esattamente quello che si percepisce in voi. Armando dice sempre che lavora con voi come attori, ma gli importa assolutamente di fare un lavoro di tipo sociale, di recupero e quant'altro si fuorigia sul lavoro del teatro in carcere. Di questo film con Matteo Garrone, emotivamente, mentre ricordi perfettamente le emozioni che ti suscita e che ti ha suscitato lavorare con Armando, che cosa ti rimane? Non tanto sulla tua professionalità di attore, perché sei bravo, questo l'hanno detto tutti, mi pare scontato e ovviamente complimenti te li faccio anch'io. Emotivamente, che cosa ti sei portato dentro e che cosa ti rimane di questa esperienza? Del cinema, giusto? Esperienza, esatto, cinema. Esatto. Senza, tu dici senza, vabbè, l'artista. La prima cosa umana, cioè mi porto l'umanità, perché io stando sul set ero nuovo, diciamo, quindi tutti sapevano che io ero detenuto, quindi c'è la consapevolezza, ma non me lo facevano né pesare né notare, niente, io ero là l'attore, cioè io non ho sentito questo peso, no? Ma nemmeno percepito nell'aria, io sono un bastardo, percepisco, io non lo sentivo. Cioè a me mi hanno trattato come persona, come attore, ma tutto si parlava che io ero detenuto. Pensa che racconto una cosa, quando io mi ritiravo a Secondigliano, la prima volta mi accompagnavo il collaboratore di Matteo Andrea, lui, poi dopo si aggiungeva la seconda persona, la terza persona, la quarta persona, hanno dovuto prendere il furgone per accompagnarmi, ma vero? E quindi se ne aggiungeva sempre, si è arrivato il punto che io ci ho detto, raga, non possiamo andare tutti accompagnati, perché ci dobbiamo dare una calmata, perché loro, io quando arrivavo a Secondigliano, cioè che tu entri per raggiungere il reparto semilibero, c'è la strada parallela a Via Lapè, e loro facevano un casino, facevano una festa, ma né bene, e io mi creavo il problema, perché dicevo, raga, mi fate fare un richiamo, perché poi entra la polizia e dice, che è tutto sto casino, cioè io mi creavo il problema, sembrava c'è una festa e stavo rientrando, non è che dicevo, sei uscito, no, rientrato, cioè, quindi sì, mi porto questo, cioè, per dire, cioè io questo me lo porterò per tutta la vita. Infatti, cioè là si conoscono tutti, è molto sensibile. Se io sono soddisfatto, se ti dicesse di no, sì, certo che sono soddisfatto, che domanda. Sì, no, ma scherzo, a me piace mettermi in difficoltà, perché lo sono io, capito? Ecco, io ho una riflessione un po' complicata, non me la capisco nemmeno io. Ma infatti a me mi dà l'impressione che tu stavi da un'altra parte seduta, hai fatto come te sei andato indietro, vero? Allora, il film si chiama Reality. Si sente? Microfono, è attaccato. Troppo. Il film si chiama Reality e rappresenta la storia di qualcuno che crede in una realtà che è finta. No, come succede appunto. Secondo me il film, la realtà che il film ci vuole indicare non è quindi la storia, ma chi lo ha fatto questo film, diciamo così. I protagonisti, a partire dall'attore, nella persona di Agnello, quindi il protagonista di questo reality non è più Luciano, ma è proprio Agnello, perché è una persona vera, come lui stesso ha detto poco fa, chi mi conosce sa che io sono così. Effettivamente io non lo conosco, ma lo si sente subito, pochi secondi di contatto con lui e si capisce che è una persona proprio, come si dice, un uomo comune, comunque una persona vera, schietta,
E allora la mia riflessione nasce dopo aver ascoltato alcuni commenti, alcuni interventi delle persone, ma anche dall'incontro con lui. Da qui nasce il mio pensiero, questa riflessione e questa mia valutazione del film. Il film, l'ha detto, è una favola, è un film aperto, il regista non giudica la vicenda, non giudica niente, lo spettatore lo farà. Ma secondo me, diciamo, invece si vuol dire che gli autori, tutti compresi il regista e tutti gli altri che hanno lavorato a questo film, compresi gli attori, ci indicano una realtà, ci indicano un qualcosa, la loro realtà. Non ho ancora detto nulla, ma ora arrivo al punto. Cioè, cosa mi viene in mente? Penso io se devo capire la tua domanda. Mi viene in mente, siccome c'è stata la gaffe della casa, la famiglia, casa, e poi alcuni paralleli che sono stati appena sfiorati, io voglio andare più deciso. Il film, dal punto di vista dell'attore protagonista, è quasi autobiografico, ovvero contro autobiografico, nel senso che la vicenda narrata è di un soggetto che vive in una realtà, diciamo, brutta, anche chiusa, questo quartiere un po' squallido, con questi traffici, questa situazione, e vuole andare verso, secondo la sua idea, in un posto di realtà, di bellezza, cioè che per lei è finto, è un set. Nella realtà l'attore è una persona che vive in un posto brutto, con delle situazioni chiaramente molto negative, eccetera, e per appunto interpreta, si ritrova a vivere come persona nel contesto di finzione, che è il set cinematografico. Quindi c'è questo parallelo. Chiaramente però è un parallelo formale, perché poi si spezza dal punto di vista che il protagonista del film chiaramente persegue questo obiettivo di un mondo finto. Invece l'attore lo persegue, si getta nei set, o teatrali, o cinematografici, perché fa la ricerca della verità, non della finzione. E quindi lui è una persona molto vera, ora mi sto ingarbugliando appunto, cioè questa storia un po' che corrisponde, però ha due esiti assolutamente diversi. Quindi il personaggio del film, per quanto Luciano sia molto simpatico, Luciano, però è un personaggio molto negativo, l'attore, la persona che noi conosciamo qui davanti a noi, direi, è molto positiva, il contatto con lui è formidabile. Volevo dire appunto, la fine che fanno il personaggio del film ci dice che la sua fine è come quel tipo che poi fa le serate, partecipa alle feste, viene ingaggiato per fare, perché lui ha fatto il Grande Fratello. E quindi è tutto casato, no? Mentre il nostro Aniello, che guarda caso, poveraccio, si ritrova qui, diciamo anche lui, come se stesse facendo una serata, ma certamente non è che lì che fa tutto così e balla e vola sospeso. È una persona proprio come tutti noi, normalissima, sta in mezzo a noi, anzi mi sembra estremamente modesto, estremamente semplice, estremamente, come posso dire, alla mano, proprio è il nostro vicino di casa, è il nostro fratello. E la riflessione mia si conclude, quindi con questo pensiero ulteriore, cioè forse non è un caso che il regista ha scelto per fare questo, ha scelto come attore per far interpretare questa storia un detenuto. Se avesse scelto, è un po' l'idea folle, ma se avesse scelto un attore normale, lui, questo attore normale che doveva interpretare un personaggio che vuole uscire da un mondo di merda, diciamo così, scusate la volgarità, per andare in quello che lui pensa sia un posto bello. No, un attore normale, ha scelto un attore che nella vita è un detenuto, per quindi interpretare anche lui di uscire da un posto di merda per andare... Non è un posto bello, per dirci che la realtà non è quella del film, ma la nostra, è lui stesso la realtà, e siamo noi. Quindi la reality non è quella, la vicenda del film, la reality siamo noi spettatori. Diciamo così, grazie, scusate. Devo pensare, perché è lunga la domanda, non è che è corta, eh. Sono perso la verità, però no, niente, ma te non è che mi ha scelto perché detenuto, non detenuto, ha giocato su quello, il recluso Luciano, no, lui ha scelto, al di là delle capacità artistiche che mi conosceva, perché è venuto sempre a seguirci con il teatro,
ma lui mi ha scelto perché non è andato a prendere un attore come, che ne so, Kimmy Rossi, Stuart, Raul Bova, perché lui diceva che avevano la fisicità borghese, mentre a quel personaggio ci voleva una fisicità popolare, e questo l'ha visto in me. Quindi mi ha scelto per questo, poi il resto mi sono preso, ho servito più. No. Salve, sono Marianna, ho vissuto 26 anni tra San Giorgio a Crepano e Napoli e vorrei dire che quei quartieri non sono brutti ma sono popolari, cioè sono autentici e hanno... E quelle pescherie sono... Non ho detto io. No, infatti, no, assolutamente. No, lo so. Niente, appunto, quello che mi incuriosiva è capire un po' la familiarità che tu hai percepito dalle persone che ti osservavano, che ti guardavano, che secondo me non erano soltanto curiosi, ma forse anche familiari, amici di vecchia data, persone che ti hanno probabilmente anche riconosciuto, che ti hanno detto, ah, guarda, c'è Niello lì, ma che fa? E non so se hai trovato delle zie, delle nonne, delle persone che appartenevano a quelle famiglie acquisite che si trovano spesso a Napoli. Ecco, non so se sei stato riconosciuto, se ti aspettavi di un po' più di accoglienza, oppure ti sei sentito invece un po' estraneo rispetto così al quartiere dove eri comunque nato. Allora, io quando sono andato a girare, beh, tu sei di San Giorgio, quindi la casa Luciani a San Giorgio, l'hai riconosciuto quel palazzo, no? E quando sono andato io proprio non ho voluto divulgare che ero io a girare il film nel quartiere a San Giorgio, proprio perché non volevo che si creasse intorno a me delle persone che avevano visto crescere, come dici tu, le zie, le nonne, che sa. Ho detto vicino a mia sorella, perché mia sorella abita ancora, ho detto, lui fammi una cortesia, non divulgare niente che io sto girando, poi quanti all'ultimo si vedrà. Infatti io quando giravo nessuno mi riconosceva a me, perché ero cambiato dopo 20 anni, sia fisicamente, tutto, quindi nessuno mi... Però dopo un certo punto, giustamente ci si ricorda bene, iniziava a guardarti, poi vedevano mia sorella nel palazzo e mi vedevano che veniva vicino a me, diceva, ma lui mica è tuo fratello, mia sorella, no, quanto male. Ma poverina doveva negare, perché c'era da dire, e loro dicevano, ma come lo conosci a quell'attore, il protagonista? Dice, no, mio parente lontano, cioè, però alla fine non ce l'abbiamo fatta più, ma questo proprio alla fine ho detto, ok, sono venuto a salutarmi tutti i resti. Però non l'ho vissuto come dici tu dall'inizio, perché non l'ho voluto, proprio per non far creare tutta quella cosa, perché poi sai, essendo in carcere da 20 anni, anche come dici tu sei di San Giorgio, insomma a Napoli, anche la curiosità, ah è uscita, andiamola a trovare, si faceva il casino, quindi il film non si girava più, capito? Solo per questo non è stato. È stato faticoso per lei girare il film. Sì, perché venivano momenti che giravamo di notte e momenti di giorno, quindi avevo questo spazio di umore che era pazzesco dentro di me, quindi sì, è stato faticoso. Se non ci sono altre domande, un commento di Armando su un attore così famoso, che sta diventando famoso, che ha cominciato a fare l'attore, che ha già dato, ormai non reciterà più con te, forse? Quello mai. Rispondi. Quello mai. No, ma l'effetto era divertente quando Matteo mi ha chiamato, che eravamo lì a Pistoia, mi diceva, si preoccupava di levarmi un attore.
che lui poi è molto molto carino, molto attento, era molto preoccupato, insomma, se mi portava via questo attore cosa pensava, non mi sembra vero, cioè, mi sembra una cosa straordinaria, e di fatti abbiamo visto bene. No, e niente, io spero che continui così, spero che vada come è andato tranquillamente, è stato 3 mesi lontano da noi, anche noi ci preoccupavamo, lui si preoccupava, invece si vede benissimo che non c'era da preoccuparsi, insomma, è andato tranquillamente, speriamo che abbia ancora altre occasioni. Con noi sicuramente, ma anche proprio senza di noi, insomma. Anche perché se non ci sono più lei. Anche. Ah sì, sì, no. No, è vero che lui sta in questa fase, no, questo l'assessore fa un riferimento alla storia poi della parte reale della vita, che veramente lui è in questa fase in cui potrebbe, se non trova occasione di lavoro, cioè adesso lui sta assunto da noi, insomma, sono cose molto sempre complesse, quindi noi ci auguriamo proprio in modo tale da non ritrovarci. Che lui possa ritornare dentro, cioè nel senso quasi fermarsi, no? Questo insomma è quello che faceva riferimento all'assessore, quindi no, ma adesso sta con noi, adesso sta lavorando con noi, stiamo pensando un lavoro con lui solo per lui, insomma, poi vedremo cosa combineremo su questo, quindi c'ha altre proposte che stanno arrivando, lui di queste cose non ne parla mai, leggeremo, vedremo, lo leggerà, guarderemo, decideremo, insomma, così. Che state facendo? Noi abbiamo una nostra intimità. Ma sempre roba di film o teatro? Come ti chiama il film? Delfino curioso. No, vabbè, entrambi. Sì, qualche proposta cinematografica è arrivata. Con il teatro stiamo provando a fare qualcosa da solo e poi vediamo l'anno prossimo che succede. Però... Ma ti dominare, mi raccomando. Ma ti dominare, hai visto che le strade del cinema tutte bruciate? Nel senso, perché diciamo che è vero, che trasmetti... Beh, prima sì, perché trasmetti, no? Che non fare... Io non capisco un picco, io sono un scusa, ma sei sempre stato simpatico così o sei diventato simpatico da quando fai l'attore? Ero anche peggio. Non posso dire una parolaccia, però da ragazzino la di grossissima mi diceva una di gruppa cazzo così. Napoli, no? Bene, se non ci sono altre domande, ringraziamo i nostri ospiti. E vi inviteremo per il prossimo film. Come augurio. Speriamo. Incrociamo. Sei stato tanti anni fa, giusto? Sì. Sembra proprio una bottega di sonno. Silvano è dietro, è nascosto in realtà. Vuole fare un'intervista? Lui, sì. Vuoi fare anche la pista? Direttamente. Ma riescono meglio di quando... La prossima. Sì. Devo fare una foto. Silvano, ma me la puoi fare una a me, lui me la rifirmatela. Faccio io con lui. Poi io Allora, sempre sì, cosa facciamo?
dove la facciamo la fine? Questo? No, così? Questo è qui sotto. No. Così? Okay. Ah, sui corpi? Sì. Ci sarebbe anche la pennina per me, una sua, però però è bello. No, c'è la pennina con la punta, bellissimo, sì, grazie, così si sa. Ora questa è una bella fare. Stavi con i pesci in alto.